Giungono voci relative alla preoccupazione circa la mancata disponibilità di posti letto a disposizione dei residenti della ASL di Frosinone. Nessuna problematica di questo tipo è presente nell'azienda. Così tuona la ASL di Frosinone, intervenendo in una polemica a distanza scattata tra l'assessore regionale alla sanità D'Amato e il sindaco di Frosinone Ottaviani. La situazione epidemiologica della provincia di Frosinone è sotto controllo, pur di un sistema messo a dura prova dal Covid, sostiene la direzione generale della ASL, da sottolineare come un'organizzazione sanitaria in tempo di pandemia si caratterizzi per un'estrema flessibilità nella riconfigurazione dei setting assistenziali. Il sindaco Ottaviani aveva detto che le cause del ricorso alla zona rossa per Frosinone erano dovute anche alla carenza di posti letto sufficienti. D'Amato dalla regione aveva tuonato che non era vero, che le cause della zona rossa erano dovute alla presenza delle varianti e da comportamenti inadeguati, ha detto, come è accaduto a Torrice. Ma Ottaviani lo ha gelato immediatamente nella sua controreplica. Nell'ordinanza istitutiva della zona rossa in provincia di Frosinone, da parte della Regione Lazio, ha sottolineato il sindaco di Frosinone, è scritto testualmente che alla data del 5 marzo risultano ricoverate 247 persone, di cui 17 in terapia intensiva, con un'occupazione di posti letto dedicati alla gestione Covid-19 del 93,9%, in aumento rispetto al 74% della settimana precedente. E la presenza di cluster attivi in strutture socio-assistenziali. Se il 5 marzo, quindi, non il comune di Frosinone, ma la regione Lazio ha confermato che il 94% dei posti letto dedicati ai pazienti Covid con relativi diverberi sulle terapie intensive è saturo, è assai difficile credere che a distanza di 3 giorni la situazione si sia normalizzata, a meno che non credere di essere passati dai posti letto ai divani letto, dice Ottaviani. Ultima questione da parte del sindaco. La regione manda in zona rossa i vaccini sufficienti, almeno al pari di Roma. Gli anziani della capitale, secondo Ottaviani, vengono vaccinati prima di quelli delle province.